C'è qui Elena Badeng, è una ragazza cinese. Nel suo racconto descrive l'arrivo a Prato di alcuni insegnanti della scuola di Wenzhou e racconta un po' le esperienze di questi insegnanti nella loro scoperta di quello che è Prato, di quello che sono le scuole di Prato. E questi insegnanti poi arrivano anche nel quartiere cinese di Prato e lei scrive: erano quasi tutti in ciabatte, sputavano per terra, buttavano la spazzatura sul marciapiede e molte altre cose. E per la seconda volta in un giorno si sentirono degli emarginati a causa dei vestiti. Infatti, sia alla scuola Datini che in via Pistoiese, gli insegnanti di Wenzhou erano gli unici eleganti. Se a Datini non si erano trovati a proprio agio, pensavano che forse andando a Chinatown avrebbero trovato un po' di patria, ma l'unica cosa in comune che avevano trovato con quelle persone erano i tratti del viso e la lingua. Molto probabilmente però quelle persone non erano agiate come loro in Cina, presidi, professori, forse erano persone di campagna, contadini, e per questo erano venuti in Italia, per cercare fortuna. E forse hanno mantenuto il loro vizio di sputare essendo abituati ad essere circondati dalla terra. E il problema di gettare i rifiuti per terra e non nel cestino, beh, doveva ammettere che quello lo facevano molti cinesi ed era abituato a vedere la spazzatura sul bordo dei marciapiedi, ma non così tanta spazzatura. Che schifo. Poi, se posso, vi leggo anche un altro pezzetto.